Ciao, sono Sara. Ciao, sono Giulia. E abbiamo insieme a noi anche Billy, ovviamente, non può mancare la mascotte di Veggie Channel. Oggi vi presentiamo la pasta Veggie Love. Love? Come si dice in russo love? Lyubov. Lyubov. Iniziamo subito con gli ingredienti. Sono 3 carote, una cossa di sedano, la cipolla, va bene una cipolla anche media, legumi, una scatoletta di legumi, del prezzemolo, circa 100 ml di latte di soia, potete utilizzare anche un altro latte vegetale, un po' di olio d'oliva, un barattolo di pelati oppure potete utilizzare anche una bottiglia di pomodoro, 2 patate medie e 500 g di pasta integrale. Potete utilizzare qualsiasi tipo di pasta integrale, quella che desiderate di più. Adesso andiamo a tagliare tutte quante le verdure. Le tagliamo a dadini, quindi iniziamo con la carota, con il sedano. Tagliamo finemente la cipolla e il prezzemolo. Mettiamo il filo d'olio nella pentola, aggiungiamo tutte le verdure che abbiamo precedentemente tagliato, dopodiché mescoliamo tutto insieme e aggiungiamo anche mezzo bicchiere d'acqua. Lasciamo cuocere, cotte le verdure non a cottura totale, aggiungiamo la pasta, versiamo la salsa di pomodoro, i fagioli, giriamo tutto quanto insieme, dopodiché versiamo l'acqua bollente fino a raso della pasta in modo da coprirla totalmente. Il procedimento di cottura che utilizziamo per questa pasta non è quello classico, ma è lo stesso che viene utilizzato per la cottura del riso, quindi come se stessimo facendo un risotto ai funghi, con le patate e così via, insomma. Quando si è asciugata tutta quanta l'acqua, aggiungiamo il latte di soia, giriamo un pochino per mantecare, ecco qui che la nostra pasta è pronta e adesso la versiamo nel piatto. Il piatto è pronto, finiamo la decorazione, mettiamoci un pochino di prezzemolo, l'abbiamo finemente tritato. Una spruzzata di pepe. Il nostro piatto Veggie Love è pronto. Love perché? Perché è fatto con amore. Come si dice love in russo? Lyubov. Lyubov. Grazie a tutti.